Ho acquistato un Apple Watch e la cosa strana è che sia io a pronunciare questa frase perché per una serie di motivi Apple Watch mi ha da sempre affascinato, ma per un'altra serie di motivi non l'ho mai considerato come un ipotetico acquisto. Quest'anno però ho deciso di cambiare, ho quindi acquistato un Apple Watch, lo sto utilizzando da oramai un paio di mesi e non dico che lo reputi indispensabile, ma senza dubbio aiuta e a volte anche tanto in determinate situazioni, anche ecco nella quotidianità. Quindi in questo video voglio raccontarvi quella che è e continua ad essere la mia esperienza con lui e perché secondo me dovreste acquistare un Apple Watch. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito. Prima di iniziare però piccola premessa, non ho mai considerato Apple Watch come un possibile acquisto, essenzialmente perché sin da piccolo sono stato un grande amante dell'orologeria classica, dell'orologio tradizionale, non eco smartwatch, quindi l'orologio con il suo quadrante, con le sue forme, con le sue diverse dimensioni, ticchettio, lancetta, eccetera, eccetera. Cose che ovviamente con Apple Watch non è possibile avere, ma perché loro sono due dispositivi completamente differenti ed è giusto che vengano trattati come tali. E in questi mesi di utilizzo, finalmente ecco, l'ho metabolizzato. Alla fine della fiera, come ho detto, quest'anno ho voluto mettere da parte la scimmia per gli orologi e provare lui. Punto numero 1: gestire la musica dal proprio polso, soprattutto quando si utilizzano casse Bluetooth o ancora di più quando si utilizzano le AirPods che non hanno controlli fisici. Utilizzare lui come media center per alzare e abbassare volume, per skippare le canzoni, per selezionare playlist, brani, è di una comodità incredibile, possiamo fare tutto dal nostro polso senza dover necessariamente richiamare Siri nel caso delle AirPods, oppure andare alla cassa e alzare e abbassare volume, skippare, eccetera, eccetera. Punto numero 2, Green Pass su Apple Watch. Oramai lo sappiamo tutti, per poter accedere a qualunque luogo al chiuso è necessario avere un Green Pass. C'è chi lo ha cartaceo, c'è chi lo ha plastificato, c'è chi lo mostra attraverso il proprio smartphone. Sta di fatto che ogni volta dobbiamo prendere un qualcosa per mostrarlo, che sia il telefono dalla tasca, dalla borsa, dal portafogli, quel che è. E qui Apple Watch viene in aiuto perché è possibile salvare il Green Pass direttamente su di lui e quindi fondamentalmente fare così, mostrare il Green Pass senza dover prendere nulla da tasche, borse o altro. In iOS 15.4 sarà una funzione nativa, ma per adesso questa funzione è utilizzabile attraverso app terze. Nel mio caso io utilizzo StoCard, che è un'applicazione che consente di salvare tutte quelle che sono le nostre carte fedeltà, quindi di averle in un unico posto, e da qualche versione a questa parte è anche possibile salvare direttamente il Green Pass. La cosa comodissima è che è possibile aggiungerlo al wallet, quindi sarà possibile richiamarlo sia dall'iPhone e appunto anche da Apple Watch, entrando nel menu di Apple Pay. Piccola nota, l'ho utilizzato qualche volta in questi mesi quando mi è capitato di dover mostrare il Green Pass e quel che ho notato è che bisogna tenere l'Apple Watch intanto molto fermo e comunque quanto più dritto possibile, almeno sul Serie 7 che presenta il display un po' più curvo sui bordi, ogni tanto ecco la scansione può non andare a buon fine, quindi è bene ecco tenerlo quanto più stabile e dritto possibile. Per le serie precedenti che hanno display meno curvo non credo che ci siano particolari problematiche. Punto numero 3. Tool a portata di mano. Ogni tanto ecco ci troviamo in quelle situazioni in cui avere quel determinato tool, quella determinata funzione in quel momento può essere comoda e anche qui Apple Watch molto spesso torna utile. Quante volte ad esempio ci capita di lasciare il telefono da qualche parte, di non ricordare dove l'abbiamo messo o di essere in un posto completamente buio e quindi cercare di essere quanto più visibili possibili e tante altre situazioni di questo genere dove però Apple Watch può avere quella piccola e a volte anche banale funzione che però in quel momento ci può servire. Altri esempi possono essere la bussola, il fonometro. Punto numero 4. Uno dei motivi per cui sono passato ad iPhone, oramai un po' di anni fa, è la fotocamera. E in particolar modo con iPhone 13 Pro sono stati fatti un bel po' di passi in avanti rispetto alle versioni precedenti, soprattutto con le fotocamere posteriori, che cerco di utilizzare quanto più possibile rispetto alla fotocamera anteriore, che comunque è migliorata. Ma non ci sono paragoni. E in questo senso Apple Watch risulta essere comodo in tutte quelle situazioni in cui vogliamo effettivamente vedere ciò che stiamo inquadrando, ma ci è un po' difficile. E quindi è possibile utilizzare Apple Watch come viewfinder dell'iPhone per vedere effettivamente ciò che l'iPhone sta inquadrando. E da qui possiamo anche far partire una registrazione piuttosto che stopparla, scattare una foto, zoomare, cambiare il fuoco. È davvero molto molto comodo. Personalmente, ad esempio, mi è molto comodo quando voglio registrare qualche clip, ad esempio a mo' di vlog, e quindi posso utilizzare lui per effettivamente vedere ciò che sto inquadrando.
Punto numero 5. Maggiore controllo sulla salute, sulla nostra salute. Apple Watch a livello di fitness non dà una mano solamente grazie ai suoi sensori, che quindi monitorano i battiti, monitorano il livello di ossigeno del sangue, contano le calorie, eccetera, ma anche grazie al sistema degli anelli che ogni giorno bisogna chiudere in base a quelli che sono gli obiettivi che impostiamo, grazie alle medaglie che è possibile collezionare, ti sprona da un certo punto di vista a voler fare di più, a volerti muovere di più, anche grazie a quelle piccole notifiche che ogni tanto arrivano del tipo alzati per almeno un minuto, corri, muoviti per almeno 5 minuti per completare il tuo obiettivo quotidiano, cose di questo tipo. Oltre a questo è anche possibile condividere i propri risultati di fitness con altri nostri amici che possiedono anche loro un Apple Watch per effettivamente gareggiare un po' e vedere chi fa meglio. O ad esempio nel mio caso da un po' di tempo sto utilizzando un'applicazione che si chiama WeWord, che promette di trasformare i nostri passi in denaro. Lo sto utilizzando principalmente perché ho visto che ci sono delle iniziative molto molto belle di beneficenza a cui si può prendere parte, ed è qui sul mio telefono, ogni tanto la apro con vari dei passi e vedremo ecco che succederà tra un po' di tempo. Vi lascio magari il mio codice di invito in descrizione qualora ecco foste interessati. C'è anche mindfulness per prendere un minuto di relax, per cercare di rilassarsi un po' se magari si è avuta una giornata stressante o si è in procinto di affrontarne una. Certo, molte di queste cose mi rendo conto che possono essere fatte tranquillamente senza di lui, però ecco, c'è chi ha bisogno di essere spronato quel po' di più e magari da questo punto di vista lui, con tutte queste piccole accortezze, può effettivamente dare una mano. Punto numero 6, Apple Pay, e credo che a questo punto parli da solo. Già i pagamenti da smartphone sono di una comodità incredibile, evitano di doversi portare in giro portafogli o carte. Apple Pay sul watch è su un altro livello, pigrizia a mille. Doppio tap sul pulsante power, si sceglie la carta di credito, si avvicina e boom. Piccola nota anche qui, se magari ai pagamenti tramite smartphone ci si è un po' abituati, non fa più tanto strano, i pagamenti tramite smartwatch sono visti ancora un po' come magia dai commessi, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, però sono di una comodità incredibile, come ho già detto, e poi è sempre bello in realtà guardare la loro reazione. Punto numero 7, controllo dei bambini o degli anziani. Tramite la configurazione famiglia è possibile utilizzare un Apple Watch senza necessariamente che sia collegato ad un iPhone per alcune funzioni tipo ricezione delle notifiche, invio di messaggi, chiamate e funzioni comunque basilari. È molto utile ad esempio per i bambini, per far sì che siano sempre rintracciabili senza però dargli necessariamente uno smartphone. Stessa cosa vale anche per gli anziani, visto che Apple Watch può monitorare anche alcuni parametri vitali. Piccola nota, per utilizzare questa modalità è richiesto un Apple Watch LTE, perché comunque lui deve avere la possibilità di potersi collegare alla rete. Punto numero 8, minore utilizzo dello smartphone. Uno dei punti principali che mi ha spinto ad acquistare Apple Watch è per non avere lui costantemente in mano. Perché tra i social, mail, scuola, università nel mio caso, o in generale tutte quelle cose che si fanno quotidianamente, ritrovarsi con lui in mano ogni secondo ci vuole poco. Con Apple Watch, proprio perché sono limitato, meglio sono più limitato rispetto a quello che potrei fare utilizzando lo smartphone, faccio quello che devo fare e sono di nuovo operativo. Banalmente mi arriva un messaggio, una notifica, rispondo oppure la ignoro e torno a fare ciò che stavo facendo. Devo cambiare traccia su Spotify, devo alzare il volume, devo cambiare playlist, lo faccio direttamente di qui. Altro esempio, devo controllare la lista della spesa, magari sono in una posizione scomoda con una mano, faccio così. Il concetto credo che sia abbastanza chiaro. E anche qui può sembrare una cavolata, ma in certi casi può aiutare, e nel mio caso effettivamente è stato così, poiché la media di utilizzo del mio iPhone si è abbassata di circa mezz'ora, un'ora al giorno, che è comunque un buon risultato, e mettiamola così, si traduce anche in un po' di autonomia in più sullo smartphone, che male non fa. Punto numero 9, sbloccare l'iPhone e il Mac tramite Apple Watch. Alzasse la mano chi almeno una volta ha mandato al diavolo Face ID perché con le mascherine non funziona. Con l'aggiornamento di iOS 15.4 Apple introdurrà nativamente lo sblocco tramite Face ID indossando la mascherina, ma fino ad oggi l'unico modo per poter sbloccare i nuovi iPhone dotati di Face ID mentre si indossava la mascherina era indossare Apple Watch.
Tuttavia, oltre all'iPhone, come già ho detto, è possibile utilizzare sempre Apple Watch anche per sbloccare il Mac. Basterà solamente risvegliare il Mac con un clic sul mouse o sulla tastiera e in automatico, se ovviamente noi siamo nei dintorni del Mac con l'Apple Watch al polso, lui verrà sbloccato. Ed è l'apoteosi, è il massimo stadio della pigrizia, me ne rendo conto soprattutto quando il watch è in carica, per cui non è al mio polso, la funzione si disattiva e per sbloccare il Mac devo inserire la password. Anche perché molto spesso utilizzo il MacBook con lo schermo chiuso collegato al display esterno, per cui non posso neanche utilizzare Touch ID, ma devo inserire la password come si faceva una volta. Per sbloccare iPhone con Apple Watch bisogna dirigersi in impostazioni, Face ID e codice e attivare la voce sblocca con Apple Watch, mentre sul Mac bisogna dirigersi in preferenze di sistema, sicurezza e privacy, usa Apple Watch per sbloccare le app e il Mac. Punto numero 10, autorizzazioni di sistema su macOS. Oltre al login, Apple Watch può essere utilizzato su Mac per poter utilizzare una serie di operazioni che altrimenti richiederebbero password o Touch ID, banalmente l'installazione di una nuova applicazione, piuttosto che in generale la maggior parte delle operazioni per cui è richiesta la password utente. Non tutte, ho notato. In questi casi che succede? Ci vibra leggermente il polso, doppio clic sul tasto power e l'operazione viene autorizzata. Punto numero 11. Avviso di caduta. Torniamo a parlare di salute e se questa funzione è abilitata dalle impostazioni, Apple Watch può far partire in automatico una chiamata di emergenza ad un contatto che abbiamo precedentemente inserito qualora dovessimo cadere, qualora lui dovesse notare una caduta e malauguratamente dovessimo anche farci male. Funzione che può essere abilitata sia sempre 24 ore su 24 o solamente quando ci stiamo allenando, per cui questo fenomeno è un po' più probabile che accada e ci sono già stati episodi in cui Apple Watch ha davvero salvato delle vite. Punto numero 12, non avere il telefono costantemente vicino. Posso banalmente prendere il telefono, lasciarlo sulla scrivania ed essere comunque al 100% reperibile senza però dovermi portare il telefono sempre dietro. Esempio banalissimo, esco ad allenarmi solamente con lui e con le AirPods e magari con la libreria Spotify scaricata. O altro esempio, sono sotto la doccia, mi arriva una chiamata a cui devo necessariamente rispondere, posso rispondere direttamente da lui senza dover prendere il telefono. Esempi e situazioni che si spingono al limite con la variante LTE di Apple Watch, dove è possibile prendere il telefono, lasciarlo a casa, uscire solamente con lui ed essere comunque in grado di effettuare e ricevere chiamate, di inviare e ricevere messaggi, notifiche, eccetera, eccetera. E detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. Questi qui erano un po' di motivi, una serie di motivi per cui dovreste acquistare Apple Watch, per cui Apple Watch potrebbe esservi utile. Ovviamente tutto dipende dalla propria situazione personale, da come si intende utilizzare Apple Watch. E via discorrendo, fatemi sapere che ne pensate voi nei commenti, se magari ci sono altre operazioni per la quale questo device vi risulta indispensabile, vi risulta molto comodo, per cui non potreste farne più a meno. Seguitemi sui vari social, i link come sempre ve li lascio qui sotto in descrizione e noi ci vediamo presto, come sempre, in un nuovo video.